La parola al sindaco per una replica. Mi spiace uscire da quelle che sono le regole del Consiglio Comunale, ma giusto molto brevemente per dare due risposte molto veloci. Su quella dei 20 euro come tassa di iscrizione per la mensa, ha risposto e sono contento che in realtà trovi in linea sia la maggioranza che le minoranze sul fatto che questo tema va affrontato. Tra l'altro un balzello che teoricamente doveva essere pagato entro il 31 di maggio, quindi la maggior parte delle famiglie avevano già pagato, tranne qualche famiglia che l'ha pagato in ritardo. Avevamo già comunque deciso, come comunicato dall'assessore, di affrontarlo insieme. Mi sembra utile la proposta fatta dal consigliere Sofia di affrontarlo con una commissione congiunta. Tra l'altro sentiremo comunque sia anche sindacati e i rappresentanti dei genitori che si sono attivati anche loro per mostrare disagio nei confronti di questo provvedimento. Per quel che riguarda invece l'Umberto I, in quel periodo forse il consigliere Barra non era presente a Malnate, ne abbiamo discusso una volta, era presente anche Elisabetta Sofia, abbiamo discusso dell'Umberto I e dell'urgenza di questa nomina, di cui io sono particolarmente contento. Tra l'altro c'è stata un'importante riunione questo pomeriggio con il personale che mi sembra aver trovato nuovo entusiasmo. L'unica risposta che voglio però dare a Mario Barra, che diceva per quale motivo cambiare una presidentessa che ha preso plausi sulla gestione finanziaria dell'Umberto I, evidentemente legata al fatto che l'Umberto I non è un istituto finanziario, un istituto di credito, è un asilo, quindi la parte finanziaria è molto importante perché siamo in un periodo particolarmente difficile. Evidentemente un asilo diventa vincente nel momento in cui non si sostiene soltanto economicamente, ma all'interno dell'asilo c'è un clima positivo per le famiglie, per il personale, ma soprattutto per i bambini. Come sapete, come avevo già anticipato, adesso finisco, come avevo già anticipato quando ne avevamo discusso, lo statuto attuale che è stato cambiato dal passato CDA è effettivamente uno statuto abbastanza diciamo poco funzionale, ecco, per usare un termine non troppo brusco, diciamo che è poco funzionale, che sicuramente mette in difficoltà sia l'amministrazione che il presidente stesso. Le nomine che abbiamo fatto sono delle nomine assolutamente al di fuori dei partiti, sono persone che non c'entrano nulla né con le liste che si sono presentate sia da una parte che dall'altra, e non c'entrano nulla neanche con i partiti. Abbiamo pensato di fare delle nomine su questa scia, appunto perché non potevamo, con lo statuto vigente, dare equa rappresentanza a una parte e all'altra. Quando vi ho comunicato questa cosa, perché questa cosa forse Mario Barra non la sa, è stata comunicata anche al PDL nella persona del suo portavoce, che è Luca Rimoldi, con il quale ho discusso parecchio, almeno una decina di volte, di Umberto I, subito appena mi sono insediata, è stata dettata appunto a dare la precedenza, in questo caso, a ristabilire un equilibrio non solo di bilancio, ma anche di umore, di relazione all'interno dell'Umberto I stesso, e appunto in questo modo ci siamo mossi. Mi sembra che la risposta da parte della struttura sia particolarmente positiva, quindi mi auguro per il bene di tutta Malnate e di tutti noi anche qua in consiglio, perché se l'Umberto I va bene, penso che abbiamo tutti da esserne felici, le cose si stanno muovendo in maniera adeguata. Uno dei mandati importanti che è stato dato al CDA, al Presidente, in maniera specifica, è appunto tra l'altro quello della revisione dello Statuto. Appena lo Statuto sarà stato rivisto e condivideremo insieme i passaggi sulla revisione dello Statuto, ritengo importante passaggi in Consiglio Comunale che invece erano mancati per la revisione dello Statuto, per riuscire ad accogliere quelle che sono anche le vostre proposte, le proposte di tutti. Una volta che questo passaggio sarà fatto, evidentemente si tornerà a rifare le nomine all'interno dell'Umberto I.
Ecco, proprio stiamo parlando di Umberto I, visto che qualcuno di voi magari non ha ancora avuto modo di conoscere e vedere di persona, è appena entrato anche il nuovo presidente Alessandro Tozzo, che vedete lì in piedi, se magari alzi la mano così ti vedono, che è lui che, come vi dicevo, appunto ha fatto quest'oggi questa riunione alla quale ho partecipato in realtà per soltanto una decina di minuti, che metteva in luce comunque sia uno spirito e un atteggiamento molto positivo, direi anzi addirittura propositivo da parte del corpo docente. Grazie, scusate. Se non ci sono altre comunicazioni, direi di cominciare con il primo punto all'ordine del giorno. È il verbale della seduta del 18 maggio, è stato inviato via mail ai capigruppo, non so se l'avete letto, se ci sono osservazioni. Quindi, verbali del Consiglio Comunale a posto. Okay. Quindi se non ci sono osservazioni lo poniamo in votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. 18 maggio. 18 maggio. Primo, quindi erano assenti. 18 giugno, scusate, è vero, perdonate. Allora, assenti, Cassina e Barel. Sì. E Bosetti, quindi astenuti 3. Astenuti 3. Bosetti, perché ancora non era possibile. Perfetto. Passiamo al punto 2. Questo era il passaggio che abbiamo tralasciato la settimana scorsa perché non era possibile farlo. Bisogna sostituire il consigliere dimissionato Di Rella all'interno della commissione elettorale. La votazione viene fatta. Proponiamo, è inutile distribuire le schede a tutti perché è il rappresentante delle minoranze, quindi avete all'interno della cartellina, come la volta scorsa, le schede. Dobbiamo nominare gli scrutatori: Colombo, Ambrogio, Paolo Albrigi e Chiara Speranzoso, Paola Cassina, se nel posto. Allora, Albrigi, Colombo e Speranzoso. L'urna. Sì, solo ad loro. Quindi risulta nominato il consigliere Montalbetti. Bianche 3, 3 voti per Montalbetti.